Ciao a tutti amici e amiche, siamo alla vigilia di un bel big match. Ecco qua, dalla musichetta avete capito di cosa parlo. Si parla di Nations League, perché domani allo stadio Arecchi di Salerno alle 17:45 le azzurre scenderanno in campo per la quarta giornata del gruppo A4 contro le campionesse del mondo della Spagna. Come arriva l'Italia? Naturalmente questa partita ne parleremo dopo, prima parliamo naturalmente della terna arbitrale. Arbitrerà Alina Pesu, romena, non mi pare che ci siano precedenti con lei, coadiuvata da Daniela Costantinescu e Micaela Tepusa, che sono le assistenti, la quarta ufficiale Cristina Trandefer. Come arriva l'Italia? Naturalmente l'umore è positivo, c'è tanto entusiasmo per questa sfida alle campionesse del mondo da parte delle azzurre. C'è da dire che comunque ci sono delle defezioni. Serturini, che sappiamo tutti, non è partita per Coverciano, sostituita da Gloria Marinelli del Milan, proveniente dall'Under 23 in campo in questo momento contro l'Inghilterra, Vercelli. Quindi buono anche e soprattutto la prima convocazione di Gloria Marinelli, anche che va ad aumentare il gruppo delle milaniste, visto che sono anche tifoso del Milan, mi fa molto piacere di Marinelli in nazionale, perché se lo merita. Purtroppo ci sono state altre due defezioni delle ultime ore. Catena e Cantore non sono partite per Salerno e quindi non saranno del match domani, e neanche martedì ad Halloween in Svezia. Hanno fatto rientro nel Poppy Club e non saranno sostituite. Sappiamo tutti che affrontiamo la Spagna, una Spagna veramente fortissima, campionessa del mondo, si parte sfavorite. Sarà una partita particolare per Giulia Dragoni, che si troverà di fronte a tante compagne di squadra del Barcellona, essendo la Spagna formata soprattutto dalle giocatrici del Barcellona, e darà anche suggerimenti su come possiamo far male a questa Spagna. Per quanto riguarda la vigilia, che dobbiamo dire, le azzurre hanno svolto anche martedì un allenamento insieme alla primavera della Fiorentina, e stamattina c'è stata un'ulteriore seduta di allenamento, l'ultima a Coverciano. Poi adesso c'è già la conferenza stampa della UEFA, alle 16:45 ci sarà l'allenamento di rifinitura all'Arecchi, allo stadio Arecchi naturalmente. Conferenza istituzionale, ricordo, della UEFA tra Andrea Succin e una giocatrice. Ecco. E quanto riguarda, cosa dire delle nostre rivali invece? Le nostre rivali invece si sono radunate lunedì, naturalmente in quella del al Ciudad de Football della Rosas, naturalmente il centro sportivo della nazionale, e dove è andato in scena alla sera una seduta di allenamento show, praticamente insieme ai tifosi e alle tifose. Naturalmente è andato anche in onda in video streaming su Facebook e YouTube. Ieri invece seduta invece in palestra per le Furie Rosse, che oggi nel primo pomeriggio hanno raggiunto Napoli e stanno arrivando a Salerno, dove alle 18:30 faranno l'allenamento di rifinitura allo stadio Arecchi. Prima naturalmente ci sarà la conferenza stampa di Tomé, è una giocatrice naturalmente
solita conferenza stampa istituzionale della UEFA. Tornerà Gianni Hermoso naturalmente, dopo i problemi naturalmente che sono successi dopo il mondiale, inutile continuare che Tomé schiererà il 4-3-3, sicuramente questo sarà la formazione della Spagna, che non cambierà di certo naturalmente. Vedremo se Jenny sarà dal primo minuto in campo. Ci sarà anche la pallone d'oro Alessa Putelas naturalmente, e è inutile continuare, occhio a Selma Parvalero naturalmente, anche lei sarà del match. E che dire, Suchin invece giocherà forse in maniera veramente coperta, perché o ipotizziamo un 4-3-3 o forse un 4-3-1-2, che abbiamo visto anche contro la Svezia. Quindi vedremo, non cambierà tanto di certo la formazione, secondo me non ci saranno grosse novità naturalmente. Davanti sicuramente ci saranno Giacinti, Bonanzea e Girelli naturalmente. Ecco, andiamo a sentire naturalmente, perché la conferenza stampa, naturalmente quella UEFA non c'è neanche ancora, ma ascoltiamo invece le dichiarazioni naturalmente del CT, naturalmente quelle che ci sono state lunedì, primo giorno, primo round, cercando di prendere punti, perché come ho detto prima l'amarezza di aver lasciato punti alla Svezia è grande, però quella partita ci ha dato grande consapevolezza e convinzione di poter andare a prendere punti anche nelle prossime partite. Ogni raduno nasconde delle difficoltà in un percorso che abbiamo iniziato da un paio di mesi, però con l'approccio che c'è stato fin dal primo momento da parte delle ragazze, queste difficoltà possono essere superate. C'è grandissima disponibilità da parte loro, non soltanto durante i raduni, ma anche nei confronti che abbiamo praticamente a livello settimanale. Per me fare la partita significa avere il controllo delle situazioni, anche quando sembra che magari il possesso sia in favore dell'avversario. Quindi è un fattore di consapevolezza di quello che si può fare, di conoscenza di quello che si deve fare. Per questo ci sono io, c'è il mio staff a supporto delle ragazze, ma soprattutto di determinazione da parte loro di voler andare andare a riempire l'area di rigore con tante calciatrici. Quello nelle prime due partite è stato fatto, e anche con buona qualità e anche con grande continuità. Quindi questo è quello che voglio vedere nelle prossime due partite. Ma penso che il fattore pubblico, il fattore tifosi possa essere determinante. Salerno è una piazza calda che vive di calcio, la conosco molto bene prima da giocatore, poi come ha ricordato lei anche nella mia esperienza da allenatore a Venezia, è un fattore che può diventare determinante e che le ragazze probabilmente meritano di poter vivere una bella partita in un palcoscenico di pubblico che le possa trascinare. Bene, queste sono le dichiarazioni di Andrea Suchin, che ha parlato naturalmente della partita con la Svezia, che deve essere quella, e spera in una prestazione simile naturalmente a quella con la Svezia, naturalmente con il risultato cambiato. Invece andiamo a sentire una Laura Giuliani veramente molto positiva in vista di questa sfida. Laura, all'orizzonte due sfide affascinanti. Le partite di settembre vi hanno dato una carica in più per affrontare sfide di questo livello? A settembre abbiamo iniziato un bellissimo percorso, e adesso guardiamo le due sfide che dovremo affrontare.
Sono due sfide affascinanti e soprattutto molto motivanti anche per noi e cerchiamo di dare il massimo per portare a casa 6 punti. Come ci raccontavi, è iniziato un nuovo percorso. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti? Gli obiettivi sono quelli di vincere tutte le partite. Abbiamo un grande potenziale che vogliamo mettere in campo e di conseguenza stiamo lavorando giorno per giorno adesso qui per il tempo che ci viene dato per dare il massimo. Quindi cerchiamo di portare a casa più vittorie e più punti possibili. Le azzurre tornano a Salerno dopo 47 anni. Che risposta ti aspetti dalla città? Mi aspetto una risposta molto calda, calda, calorosa, mi aspetto un atteggiamento molto vicino e di supporto. Spero ci siano tanti tifosi allo stadio a supportarci e non vediamo l'ora di giocare davanti a tante persone. Ecco, queste sono le parole di Laura Giuliani che invece parla addirittura di 6 punti, quindi veramente molto positiva, ma bisogna essere così, si sa che è difficile e sarà una giornata, una serata difficile per lei naturalmente, visto che si troverà di fronte delle campionesse mondiali, veramente, che sicuramente tireranno tanto nella porta dell'Italia. Però bisogna essere sempre positivi e pensare al massimo risultato, anche battere il campionessa del mondo, si gioca in casa, è giusto che si pensa al massimo risultato. Naturalmente, soprattutto l'aiuto importante del pubblico, quello è molto particolare perché potrebbe essere il dodicesimo in campo, veramente. Quindi è importante che ci sia tanto pubblico. Dopo 47 anni tornano le azzurre a Salerno e questo deve invogliare naturalmente i tifosi. Andiamo a ascoltare invece di Guglielmo. Con convinzione, venerdì contro la Spagna, una grande sfida per capire a che livello siamo. Sì, sicuramente affrontare le campionesse del mondo in carica è molto stimolante. Conosciamo il valore della Spagna, ma sappiamo anche di poter affrontare qualsiasi squadra, quindi sì, vogliamo vedere a che punto siamo. Su cosa state lavorando maggiormente con lo staff in previsione di questo doppio impegno? Beh, stiamo cercando di affinare ciò che abbiamo mostrato nelle prime partite a settembre, di curare il dettaglio e di arrivare il più preparati possibile. Ultimo confronto contro la Spagna, poco più di un anno fa. Che ricordo hai di quella sfida giocata a Castel di Sangro? Un esordio dall'inizio inaspettato, perché comunque prima di un europeo, una partita così importante, è stata un po' una sorpresa, ma mi sono portata dietro molte emozioni e tanta consapevolezza dopo quella gara. Beh, queste sono le parole invece di Guglielmo che ha parlato anche dell'esordio. Infatti, aveva debuttato proprio in nazionale contro la Spagna nell'amichevole di Castel di Sangro, un'amichevole che ricordiamo era finita 1-1 con le Furie Rosse, con bellissimo gol di Bergamaschi. E indovinate chi ha pareggiato per la Spagna? Guarda caso, lei, Alessia Putellas, naturalmente. È una partita che aveva illuso per un europeo, che l'Italia voleva essere protagonista. Aspirare più che anche al passaggio del turno e a giocarsi praticamente anche diciamo essere la sorpresa mina vagante di quell'europeo lì, purtroppo non è stato così naturalmente, non è stato così neanche per la Spagna che era favoritissima a quell'europeo e invece ha avuto l'infortunio di Alessia Putellas e tantissimi problemi, naturalmente, una Spagna che ha lasciato l'europeo praticamente ai quarti di finale. E, peraltro, ultima cosa, naturalmente, parliamo, è una cosa extra, naturalmente, questa. Si tratta di un'iniziativa naturalmente della Federcalcio, della FIGC sulla prevenzione del tumore al seno che naturalmente le azzurre sostengono e in piazza della Concordia a Salerno dalle 9:30 alle 16:30 c'è lo stand gratuito per avere delle visite addirittura gratuite fino a sabato, scusate,
hanno fino a domenica, scusatemi ancora, fino a domenica per la prevenzione naturalmente del tumore al seno. Andiamo ad ascoltare anche questo contributo naturalmente molto importante, e quindi vi invito naturalmente a partecipare a questa cosa. Sentiamo. Aderiamo alla campagna di Comen Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro. In occasione della partita con la Spagna-Salerno, Comen Italia offrirà esami diagnostici gratuiti per la lotta ai tumori del seno. La carovana della prevenzione ti aspetterà dal 26 al 29 ottobre in Piazza della Concordia. La prevenzione può salvare la vita. Bene, questa è l'iniziativa naturalmente della Federcalcio della nazionale. Per ultimo, vi voglio lasciare all'ultimo video, che è quello praticamente di invitare tutti allo stadio. Ricordo, domani 17:45, diretta su Rai 2, 17:30 ci sarà il pre-partita. Noi la seguiremo sul Grazie per il Gerapas Bar. Iscrivetevi anche. E lasciate un commento naturalmente a questo video e quindi naturalmente cerchiamo di riempire lo stadio naturalmente e soprattutto a sostenere praticamente le azzurre. Naturalmente ricordo che domani naturalmente ci sarà un anticipo naturalmente di Italia e Spagna, perché come di consueto nelle sfide praticamente nelle competizioni UEFA ci sarà sempre il consueto, ci sarà un pranzo fair play, diciamo, tra le delegazioni delle due federazioni. Di solito a mezzogiorno ci sarà questo pranzo, naturalmente, come succede durante i match della Champions League. Andiamo a sentire l'invito per chiudere questo video di Valentina Giacinti e di Barbara Bonansea. Venerdì saremo a Salerno per sfidare la Spagna. Non vediamo l'ora di giocare questa grande sfida. Vi aspettiamo alla rete. Abbiamo bisogno di voi. Forza Azzurre! E forza Venerdì azzurre saremo a anche da Salerno per me. sfidare la Spagna. Non vediamo. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video dove parleremo proprio degli altri gironi di Nations League, perché ci sono delle sfide molto molto interessanti e può darsi ci saranno, ci sono, può darsi ci saranno già dei verdetti.